Ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi Rosario Moreno. Zona rossa ad Alzano e Nembro, il Premier Conte sentito per 3 ore dal PM di Bergamo e Palazzo Chigi, audita anche la Morgese, ora c'è speranza. Nella sede della presidenza del Consiglio, la capa dell'ufficio inquirente Olobico, Maria Cristina Rota e 3 PM. Per gli inquirenti lombardi, il presidente del Consiglio è persona informata sui fatti e quindi semplice testimone dell'inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa. Sentiti anche i ministri dell'Interno e della Salute, dai militari schierati al nulla di fatto, insomma. Mondo di mezzo, insomma, perché la Cassazione, Buzzi e Carminati dice sono criminali semplici. A Roma funzionari assoggettati e collusione sistemica hanno detto forme di corruzione sistematica, ma non c'era mafia. La Suprema Corte ha depositato le motivazioni con le quali il 22 ottobre scorso ha escluso l'associazione mafiosa nel processo ribattezzato Mafia Capitale, proprio per la contestazione del 416 bis a molti imputati, caduta proprio davanti ai giudici di legittimità. Hanno scritto escluso il carattere mafioso dell'associazione contestata agli imputati e ha riaffermato l'esistenza già ritenuta nel processo di primo grado di 2 distinte associazioni per delinquere semplici. Rogo ThyssenKrupp, il procuratore generale di Torino, ha detto che è imminente la carcerazione dei manager tedeschi condannati per la morte dei 7 operai a quasi 13 anni dall'incendio sulla linea 5 dello stabilimento di Torino, nel quale persero la vita in 7. La procura generale di Torino dà per certa la prossima carcerazione di Harald Espean e Gerald Priniz, che avevano recentemente chiesto di poter avere accesso a una misura alternativa. Ma dopo un consulto con Eurojust, il procuratore generale Francesco Saluzzo assicura che è questione di giorni o di settimane. Benevento, tangenti per superare i concorsi ed entrare nelle forze dell'ordine, 5 arresti. Coinvolta anche un viceprefetto. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. In particolare sono una cinquantina gli episodi corruttivi contestati, 118 gli indagati. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre 200.000 euro in contanti. Egitto, storia di Malak, dice io transgender 19enne nelle carceri maschili di Al-Sisi tra abusi sessuali e violenze. E Suzaki, un amico e modello, ha detto. La giovane attivista uscita dalla prigione, dove era finita con l'accusa di terrorismo, dopo aver pubblicato alcuni post sui social critici appunto nei confronti del governo, ha fatto ricorso contro il Ministero degli Interni perché non gli ha dato la possibilità di trascorrere la detenzione in un carcere femminile. Ma il giudice, ha detto, hanno rigettato la mia richiesta perché ormai ero già stata liberata. Notizie da Napoli e dalla Campania. De Luca dice via all'obbligo di mascherine all'aperto, aumenteremo le presenze agli spettacoli, discoteche aperte ma senza ballare. Credo che da lunedì 22 giugno renderemo facoltativo l'uso della mascherina. Ha detto così il governatore della Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook. L'uso della mascherina resterà obbligatorio nei luoghi chiusi, privi di areazione, dove ci sono assembramenti. Ha spiegato che, sia chiaro, è sempre bene indossarla, è un motivo di ragionevole prudenza e va sempre portata dietro nel caso all'esterno si creino situazioni di assembramento. Omicidio Rivieccio ha arrestato madre del ragazzino presunto omicida, l'avrebbe istigato a sparare, è ritenuta responsabile in concorso con il figlio minorenne dell'omicidio del trentenne Antonio Rivieccio avvenuto lo scorso 11 marzo a Bosco Reale. Per questa ragione una donna, Anna Basco, è stata arrestata oggi dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Torre Annunziata e poi condotta in carcere. Notizie da Treviso e dal Veneto. Rivolta di migranti a Treviso, Salvini dice iniziata l'invasione, intervenga il ministro e sulla stessa linea il sindaco Conte. Ha detto Conte, il ministro Lamorgese invece dovrebbe lasciare le poltrone romane e venire a vedere cosa sta succedendo alla Serena. Non è possibile che i sindaci non abbiano risposte e che si trovino da soli a gestire rivolte. Overdose di cocaina, muore a 18 anni, tragedia a Monfumo, è morta venerdì mattina al Cafoncello, ricoverata al Cafoncello appunto domenica notte dopo il malore. Un'intera comunità è in lutto. A Nervesa, l'osteria ai Pioppi riparte senza il suo Luna Park. A Nervesa da domenica si può andare al ristorante sulla panoramica, ma dicono le 40 attrazioni stanno chiuse, è impossibile rispettare le norme.
Cade dal tetto terribile volo da 4 metri e portato d'urgenza in ospedale. Infortunio sul lavoro poco dopo le 19 di giovedì sera a Ponte della Priura in via Pascoli. Sono intervenuti i soccorsi del 53enne, gli infermieri e i medici del SUEM 118. In treno con la bici, un'estate tra mare, montagne e città d'arte. La domenica 14 giugno entrerà in vigore il nuovo orario estivo di Trenitalia. In Veneto molte agevolazioni per chi vuole raggiungere in treno appunto le località di villeggiatura. Ma cari amici, adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e prima di leggervi le notizie vi facciamo ascoltare il contributo della nostra inviata Sabrina Cicotti appunto da Udine per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamola. Ieri 11 giugno 2020, in tarda serata, a Tarcento, è stato ritrovato il cadavere di una donna anziana in via Dante. La donna non dava notizie ai parenti da ore e purtroppo è deceduta in casa dopo un malore fatale. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, dopo il contributo della nostra inviata Sabrina Cicotti per il Friuli Venezia Giulia, diamo lettura alle notizie. Lavoro anche in Friuli Venezia Giulia, primi effetti dell'emergenza. Crollano le nuove partite IVA, mentre i dati sull'occupazione, complici le misure di sostegno, sono solo in leggera flessione, ma si teme per il secondo trimestre. In Friuli Venezia Giulia, nel primo trimestre del 2020, il numero di occupati si attesta a 513.800, un valore sostanzialmente analogo a quello del trimestre precedente e superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, che erano 496.900 unità. Lo evidenzia appunto Alessandro Russo, che è ricercatore dell'IRES per il Friuli Venezia Giulia e che ha rielaborato i dati ISTAT del Ministero del Lavoro e dell'Economia. Gorizia e Trieste celebrano la fine dell'occupazione jugoslava. Da quest'anno i due comuni hanno deciso di ricordare il 12 giugno 1945, quando le truppe titine lasciarono i territori della Venezia Giulia. Quindi Gorizia e Trieste oggi hanno dato vita a una serie di cerimonie per ricordare la fine dell'occupazione delle truppe dell'esercito jugoslavo, che proprio il 12 giugno del 1945 lasciarono i territori della Venezia Giulia, una data da poco entrata nel calendario ufficiale grazie alla recente delibera dei due consigli comunali. A Lignano quasi ultimati tutti i cantieri e Fanotto dice l'obiettivo è di restituire ai residenti e ai futuri ospiti una viabilità urbana migliorata e una città sempre più bella e accogliente. L'amministrazione comunale della città di Lignano Sabbiatoro, nonostante tutte le limitazioni e gli sforzi messi in campo in questi mesi volti al contrasto e alla gestione del coronavirus, è riuscita a far proseguire il cronoprogramma di numerosi cantieri pubblici presenti sul territorio. Terza corsia salta il weekend di cantieri. Il maltempo ha mandato in tilt alcuni macchinari, confermata la chiusura solo nella notte tra sabato 13 e domenica 14. L'imprevisto purtroppo è sempre dietro l'angolo. La rottura della Presso Trivella, il macchinario utilizzato per scavare il terreno sotto l'autostrada e spingere i manufatti, si è rotto. Le forti piogge di questi giorni hanno allagato anche i cantieri e quindi il macchinario è andato sott'acqua e il risultato è stato che si è bruciato il motore. Vende la droga a una minorenne, è stato arrestato. I carabinieri di Trieste hanno fermato in flagranza di reato un cittadino kosovaro di 21 anni. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Via Hermet hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino kosovaro di 21 anni, responsabile di spaccio. I militari hanno eseguito un servizio di osservazione e pedinamento in borghese nelle zone di Piazza Goldoni e Via Carducci e Carducci a Trieste e hanno assistito ad una compravendita di droga. Bene, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione. Thank you.